Salve brava gente, eccoci qua ritrovati su Destro Empire per un'altra recensione veloce veloce da leccarsi le orecchie, ma questa volta sarà davvero veloce perché vi presento, ecco qua, gian, un item molto carino ma anche molto piccolino. Si parla della serie Daya Clone, è sempre una serie molto bastonata nella collezione del sottoscritto, io non ho mai spazio. Con il Dianauth Sano Set and Rift Machine Set, cioè praticamente abbiamo 4 Dianauti più questa specie di Rift Machine qua, basta, qualcosa di estremamente semplice, però è un qualcosa che vale, perché io l'ho pagata 3.500-3.700 yen su Amazon. Stranamente sono quelle cose di Diaclone, visto che Diaclone, come sappiamo benissimo, Takaratomi non ristampa. Adesso pare faccio il diabattle quello nuovo, eccetera, magari escono nuove versioni, ma le ristampe non le fa, per quello vanno a prezzi pazzeschi, eccetera. Beh, questo è il modo di fare di Takaratomi, non è che non è che la cioè, il suo modo di fare, punto e basta. Cioè. E come dire, per cui molto spesso quando un qualcosa è in vendita va subito alle stelle con i prezzi. Questo è rimasto un prezzo accettabile, anche perché, ripeto, è un item molto così, molto discreto. Vedete che qua non ci sono tante illustrazioni, eccetera, ma solamente caratteri. La cosa con le c'è le foto, e qua sono questi 4 Dianauti più questo veicolo molto molto semplice, e qua così e basta. Andiamo ad aprire la scatola, che l'avevo già aperta, adesso non sto e faccio fare vedere la solita pantomima che apro la scatola. E qua abbiamo il, non abbiamo il, quella specie di libricino di illustrazioni, perché è una cosa molto molto semplice, abbiamo solamente il, cioè quel Deplian, abbiamo solamente il libricino di istruzioni molto molto semplice e basta. Sembrano veramente quelli del super robot, del robot spirits di Bandai come libro di istruzione. E poi abbiamo il nostro item, e vedete qualcosa di estremamente semplice: il veicolo, il braccio e 4 Dianauti. Bene, possiamo aprirlo. Adesso ci andiamo a vedere il contenuto da vicino. Abbiamo anche i nostri adesivi, questi magnetici. Io continuo a dire che preferivo il vecchio stile dei vecchi Diaclone, dove erano già tutti attaccati con delle lamiere metallizzate con dei disegni fantascientifici. A me piacevano delle pannellature in lamiera, che a me piacevano molto di più di questi adesivi neri. Io non so perché continuiamo questa strada, Takaratomi, però vabbè. Sono una minoranza probabilmente per quanto riguarda questo punto. Poi andiamo a vedere i nostri Dianauti, che vediamo che sono, che hanno innanzitutto questi bei colori veramente Diaclone Toys, davvero anni 70, cioè con questi colori molto appariscenti, molto toys. A me però piacciono questi. Vediamo che abbiamo un Dianauta maschio e uno femmina, tutte e due con la visiera. Ho detto prima nel video in giapponese non avevo sugli occhiali da presbite, ho detto che forse uno la visiera non ce l'ha, no, ce l'hanno tutte e due. Poi altri due, e questo veramente Za Heroic Toys, no? Veramente come colore, proprio sembra l'uomo ragno, e vicino questo Diaclone femmina, che è una colorazione che non so perché mi ricorda Slipstream, acquamarina, e verde acquamarina e blu, bella come colorazione. È veramente la nuova serie, è quella più da un gusto militare più forte della linea di Diaclone. A me non piace, non la compro, preferisco la colorazione così, perché sono più legato veramente ai Diaclone, quelli originali. E adesso andiamo a vedere il nostro mezzo, il nostro muletto, che innanzitutto vediamo che ci dà la possibilità di tirollare molto,
molto molto semplice, con questi lineamenti che ricordano un veicolo quasi attuale, se vogliamo, e non molto fantascientifico, ma va bene lo stesso. Con questa cosa qua che si gira, probabilmente per essere anche collegata ad un qualcosa di più grosso, con questo perno qua, e il nostro braccio fa così, si gira, e poi abbiamo anche qua le ringhiere qua così che si possono piegare. Ma che figata! Bello, bello davvero. E adesso lo inseriamo qua. Anzi, facciamo le cose per bene, visto che i miei video sono sempre fatti un po' di fretta. Adesso li facciamo per bene, lo richiudiamo e lo inseriamo qua così. Perfetto. Abbiamo il nostro muletto, il nostro lift machine, non so perché mi viene da chiamare muletto, che fa così. Ma che belli, questi giochini scemi, però troppo belli. Da passarci quasi una giornata. Ah, che bello! E adesso si possono fare anche giocare a situazioni simili. Ecco, una scenetta tipo così, dove il tizio alla guida fa: vuoi adesso tu tiro sul braccio e vai a vedere se i cavi della fibra ottica sono ancora su o se col tifone sono venuti giù. Ecco, vediamo una situazione di un mondo molto diacroniano. Ecco, non so come faccio a salirci adesso, però non fa mica niente. Facciamo che questa tuta blu ti dà delle facoltà di balzo molto forti. Poi lo si mette su così. Così, che ovviamente non sta in piedi perché non avendo i magneti qua, farlo stare in piedi è difficile, è molto molto difficile. Mi sa che la fibra magnetica di controllare che i fili siano su o giù non c'è tanta voglia, amico. Ecco qua. Adesso, a parte scherzi, comunque lo so che è un item che potreste veramente non avere, che li potete lasciare lì, che tanto non dice poco ai molti magari. Però per chi come me piace giocare in modalità base al mondo di Diaclone, se fosse un attimino presbite sarei più contento. Però voglio dire, è una cosa, è un item che se amate quelle situazioni tipo modalità base, rifare gli hangar eccetera eccetera, vi farà sicuramente comodo avere, perché è carino, non costa tantissimo, vi dà la possibilità di avere 4 dianauti in più e questo va sempre bene. Direi che è un ottimo acquisto secondo me. E adesso vediamo un po' il nostro lift machine nella situazione, insomma, dove ha più senso essere utilizzato. Cioè, io adesso ho tirato fuori la Cloud Across, se fosse la parte sotto del diacolore, cioè il Grand Dion, se non sbaglio, era meglio, però quello era più un casino da tirare fuori. E anche comunque la Cloud Across, che è questo enorme veicolo volante, veniva fornito con pochi dianauti, per cui vedete che abbiamo molti posti vuoti negli abitacoli, per cui anche la possibilità di aggiungere altri dianauti per il nostro grande il diaclone il grande. E per esempio, visto che la Cloud Across è dotata di due mini veicoli, si può fare tipo che adesso noi andiamo a fare la manutenzione del nostro jet elicottero qua così, col pilota dentro, il tecnico lì dietro e il tizio che arriva sopra col braccio e non aggiusta la fibra ottica, ma viene a magari fornire dei pezzi di ricambio al veicolo, eccetera. Si può fare tutte queste belle seghe mentali che mi ricordano anche un po' quando uno giocava con i vari castelli dei Master, quelli erano un po' molto più grezzi come
molto più grossi, molto più grezzi, però anche quel modo di divertirsi solo veramente con delle situazioni non belliche, se vogliamo, non di combattimento, ma quasi di vita ordinaria nelle basi. A me piacciono parecchio queste modalità ed è per quello che ho comprato questa lift machine, che secondo me serve veramente molto. Benissimo, vi ringrazio per la visione e vi do saluto sui prossimi video di Destra Empire. Ciao ciao, brava gente, ciao.